Sono molto legato a questo mio paese perché mi ha dato il legame per le tradizioni. Costruisco friscaletti siciliani che è proprio lo strumento principe della tradizione siciliana. Io mi trovavo a Cefalù da bambino, avevo 9 anni e ho comprato un souvenir e da lì è nato tutto. Siccome non c'era chi lo costruiva nelle mie zone, provando diverse volte, con il tempo sono riuscito a creare veri e propri strumenti musicali. Per costruire un friscaletto, diciamo, ci vogliono all'incirca un paio d'ore. Bisogna creare i fori, bisogna fare i fori e poi accordare lo strumento, perché questi strumenti, diciamo, possono essere fatti in diverse tonalità. E questo va a variare in base alla lunghezza dello strumento, la larghezza della canna e la grossezza, perché abbiamo diversi tipi di friscaletto. Ci sono friscaletti più acuti che vanno nella tonalità di Do, Sol, La, ci sono friscaletti che sono molto più lunghi e sono molto più flautati, hanno un suono più grave. Più corto è lo strumento, più acuto è il suono. Se queste cose scompaiono, scompare anche un pezzo della nostra storia, un pezzo della nostra cultura. Io mi sto impegnando al massimo e cerco, come appunto dico, di far diventare la mia passione un lavoro, anche se non è facile, ci sto provando in tutti i modi con le mie forze.